Benvenuti a tutti voi sul canale di informazione La Città del Crati TV. Vediamo adesso le notizie della settimana. I Incontrata lavori della Serricella costruzione della d'Acri, chiesa presentazione del iniziarono nel libro di 1916 Don Salvatore e Belsito. durarono 10 anni, fino al 1927, anni in cui Don Domenico andava di porta in porta a chiedere un contributo per le spese. Arrivarono sussidi anche da parte di Benedetto XV, Pio XI e Monsignor Scanu, nonché dai vari fedeli emigrati in America. Il suolo necessario alla costruzione delle strutture parrocchiali fu donato gratis con testamento olografo da un contadino del luogo, Pasquale Fusaro. Le difficoltà furono tante: la prima guerra mondiale che aveva tolto gli uomini dalle loro case e l'epidemia della spagnola che nel corso di alcuni mesi fece più vittime di quante ve ne furono con la guerra in 4 anni. Tutto questo però non ha scoraggiato Don Domenico, che continuò a credere nel suo obiettivo. Fin da subito adempì ai suoi doveri nella nuova parrocchia. Celebrava la messa su di un altare portatile, andava e veniva a piedi dal paese in campagna e dalla campagna al paese, fino a quando non trovò un'umile sistemazione in una modesta casa in contrada Porcile, non lontana dall'attuale chiesa. Ben presto venne costruita la casa canonica per dare la possibilità al parroco di abitarvi. È stato emozionante per me leggere tra i nomi delle persone che posero le prime fondamenta della casa canonica quello di Felice Magliari, il mio bisnonno. Fu nella sua casa che nel 1919 venne accolto il vescovo Monsignor Scanu durante la sua prima visita pastorale a Serricella. Il libro ripercorre tutte le tappe che hanno portato al 1928, anno in cui avvenne la consacrazione della chiesa di San Giorgio Martire in Serricella d'Acri da parte del vescovo Monsignor Scanu. Nel corso degli anni sono stati tanti gli sviluppi che hanno visto crescere questa nostra parrocchia, tassello dopo tassello, fino a giungere ad oggi, in cui siamo una comunità viva nonostante le difficoltà del territorio. Siamo cresciuti come comunità parrocchiale e riprendendo le parole di Monsignor Salvatore Nunnari, la nostra è una comunità parrocchiale capace di unirsi, capace di prendersi cura della propria chiesa. E questo grazie al nostro parroco Don Salvatore, che da più di 20 anni è la nostra guida spirituale e presenza e condivisione. Una presenza alla quale negli anni è stata affiancata quella delle suore figlie di Cristo Re, angeli di consolazione per i fedeli e ricchezza per l'apostolato del parroco. Da qualche anno questa ricchezza è venuta meno. All'inizio eravamo un po' spaesati, ci chiedevamo come avremmo fatto a fare tutto ciò che facevano le nostre suore, far visite ai malati, portare avanti il cammino della catechesi con i bambini, tenere pulita e ordinata la nostra chiesa. Ma con il sostegno e la dedizione del nostro parroco, la comunità parrocchiale di Serricella si sta arricchendo giorno dopo giorno. Camminiamo a passo lento ma costante e sono tanti i fedeli che si impegnano ogni giorno per portare avanti quel cammino di fede che ebbe inizio proprio con Don Domenico Conte. Voglio concludere citando un'altra frase di Monsignor Nunnari: un parroco è come un buon padre di famiglia e noi questo padre di famiglia ce l'abbiamo e se oggi siamo una comunità parrocchiale viva è grazie alla sua guida. Prima di iniziare con gli interventi, la professoressa Roberta Fortino vuole consegnare a Don Salvatore il disegno originale del libro, della copertina del libro. Buonasera, non mi aspettavo di dover intervenire. Io amo disegnare, non è, diciamo, un'attività che faccio professionalmente, ma ho sempre disegnato un particolare, diciamo, dono per fare i ritratti, gli occhi. E nel caso della figura di Don
Conte, diciamo, questo degli occhi è stato un lavoro un po' particolare, ho voluto conoscere un po' la personalità leggendo il racconto, leggendo adesso poi il libro e niente, no, non dico niente, ho fatto questo ritratto per lui, per cosa dare il libro e adesso davvero lo regaliamo e lo regalo. Non lo so, è un dono, insomma, la parrocchia, sì, credo che debba stare qui, ecco. È il mio originale, sì, fatto. Sì. Grazie. Ringrazio, non si. Signor Rossi, dove venivi qui? Ma male, ti metti là, siamo in ritardo. Ti ho aperta questa cosa rossa. Grazie professoressa Fortino. Diamo la parola adesso per i saluti introduttivi all'assessore alla cultura del comune di Acri, Mario Bonacci. Grazie alla professoressa Turano, buonasera a tutti. Il saluto ovviamente dell'amministrazione comunale, del sindaco, che non è presente perché è impegnato per altre attività istituzionali. È un periodo di fermento culturale ad Acre, e c'è la manifestazione a Saporagionanto, tra non molto ci sarà il premio nazionale intitolato a Vincenzo Padula. Questa serata si colloca tranquillamente all'interno di questo percorso di crescita culturale della nostra comunità. Io personalmente sono felice di essere qua stasera, soprattutto per il rapporto personale che mi lega a Don Salvatore Bersito, con il quale ho condiviso un lungo percorso scolastico e un lungo percorso di amicizia. Quello scolastico si è interrotto perché lui ha cambiato destinazione lavorativa, quello personale è rimasto negli anni intoccabile e mi auguro che prosegua il più a lungo possibile. Il libro in sé si legge con piacere, io ho avuto il modo di apprezzarlo perché tante cose mi legano anche ai luoghi descritti in quel libro. È una ricerca storica, è un excursus storico che alla nostra comunità, e per nostra comunità intendo dire la comunità acrese, ci consegna un documento che ci fa comprendere anche quelli che sono i cambiamenti della società, perché ci descrive anche una chiesa diversa rispetto a quella che abbiamo e che viviamo oggi. Era una chiesa diversa perché era diverso lo stato sociale ed economico di quel periodo, basato soprattutto su quello che era il frutto della terra. E anche la descrizione di alcune foto in questo libro, dove viene rappresentata l'agricoltura attraverso una donna che porta sulla testa il canestro o la giara dell'acqua, è significativa per quello che è il messaggio che lo stesso libro vuole dare. E un'altra cosa che ho colto e che non sapevo onestamente è il passaggio poi da un parroco all'altro, tutta la documentazione che accompagnava quel passaggio, che era farraginosa rispetto a quella che è la burocrazia oggi, perché noi parliamo del snellimento della burocrazia, mentre già a quei tempi, soprattutto il periodo che va dal 913 al 933, dove è descritto poi l'avvento di Don Domenico Conte a Serricelle, quindi la costruzione della chiesa e tutto ciò che ne è conseguito, è una parte bellissima da leggere, si lascia leggere con semplicità e se ne comprende anche il significato. E poi, dicevo, è un documento storico perché acquisisce alcuni contenuti che magari anche chi pensava di conoscere alcune cose non le conosce. Io sono nato nel rione Picitti di Acri, del centro di Acri,
E la chiesa che frequentavo era la chiesa di San Giorgio Martire. Ho scoperto che poi quella chiesa, quella parrocchia è stata trasferita di fatti a Serricella, esatto, il titolo della chiesa. E un'altra cosa molto bella che ho scoperto è la chiesa di... là nel libro è chiamata San Nicola di Sales, poi fu chiamata San Nicola ad Castillum, e che faceva parte del rione Picitti, perché quella parte sovrastante Picitti era Picitti, poi divenne rione Castello, proprio perché ci fu l'insediamento della chiesa. Cioè, si colgono anche questi aspetti che ti fanno vivere luoghi non perché li hai vissuti, ma perché te li tramanda il libro e quindi ti riporta indietro negli anni e ti porta ad ampliare le conoscenze di quello che è il percorso storico della nostra comunità. Poi è chiaro che c'è la descrizione della comunità stessa e qua subentra non più la parte storica, ma subentra la parte dell'uomo, del sacerdote, che in questo ventennio ha saputo cogliere gli aspetti positivi e negativi di una comunità, ma che è diventato punto di riferimento, e raccogliendo anche quella che è l'eredità storica di Don Domenico Conte, perché tra Don Domenico Conte e Don Salvatore ci sono state altre pietre. Io ricordo Don Armando, se non ricordo male, parroco di questa nostra comunità. E è chiaro che c'è anche un passaggio generazionale rispetto a, come dicevo all'inizio, un altro tipo di chiesa, perché anche la chiesa si evolve così come si evolve la società nei suoi aspetti più generali, e Don Salvatore ha saputo cogliere anche questi aspetti di novità, riuscendo a diventare punto di riferimento della comunità e ad amare la comunità e farsi amare dalla comunità, perché non sono scontate alcune cose, e questo libro è testimonianza anche di questo aspetto. Io sono convinto che al di là di quello che è il pensiero di ognuno di noi, chi esercita un ruolo come quello del parroco di una comunità ne sposa pregi e difetti, ma nello stesso tempo, raccogliendo questi pregi e difetti, si pone al centro dell'attenzione per guidare la comunità. Io credo che questo Don Salvatore l'abbia saputo fare e sicuramente continuerà a farlo. Volendo avrebbe potuto scegliere anche altro, non ha scelto altro né come lavoro né come parroco, perché io sono convinto che lui ancora potrà dare molto a questa comunità, e questo libro ne è la testimonianza. Quindi grazie all'amico Don Salvatore e grazie per quello che hai dato alla comunità attraverso la cura di questo libro. Scuola e territorio per una rinnovata responsabilità educativa. L'Associazione Maestri Cattolici Italiani in congresso regionale si sono incontrati nell'Aula Magna Francesco Fusca della scuola Giuseppe Pucciano. Con un'associazione come l'AIMC che ha posto al centro la persona in senso intesa non solo come identità, come identità solipsistica, no? Ma come un'identità che si relaziona con l'altro, che trova nell'altro, che costruisce la propria se stesso nel volto dell'altro, e diventa veramente un momento cruciale, un momento di scelte importanti che possono incidere non solo sulla vita stessa dell'associazione, ma anche su quello che l'associazione riesce a determinare, a definire sui territori. E quindi è un momento importante, ma certamente ho visto le scelte, la scelta della riconferma di Silvana alla presidenza regionale, accompagnata mirabilmente dalla maestra Rosa, che io dimentico il ruolo di maestro, ricordo uno dei grandi maestri, diciamo, dell'AIMC, Italo Bassotto, il nostro ispettore, uno dei vecchi ispettori della Guardia, che diceva la magistratura. Bisogna rivendicare nell'ambito della docenza la magistralità, che è quella che ci condividiamo, anche se siamo docenti a livello universitario, ma quello che non ci deve mai lasciare è questo senso di accompagnamento, del prendersi cura dell'altro come missione, come servizio verso
verso tutta la nostra comunità. Quindi congratulazioni anche a lei, il lavoro che ci aspetta non è facile, ma sono certa che ce la faremo tutti, perché lo dobbiamo a noi stessi, ma lo dobbiamo soprattutto alle generazioni future. E andiamo un po' al tema, sebbene l'abbia anche toccato in qualche maniera, no? Qualche misura, scuola, territorio, per una rinnovata responsabilità educativa. È un tema antico nel senso che ormai ne parliamo da quando ci sono i decreti delegati. È un rapporto, un problema forte. È un tema che ha accompagnato la nascita dell'autonomia delle scuole. In fondo l'autonomia, il riconoscimento dell'autonomia delle scuole viene fuori dal fatto che c'era un bisogno forte di ristabilire un contatto diretto con i territori. Le scuole calate dentro un territorio si erano posti nel problema comincia già negli anni 90, quando un lungo dibattito sulla necessità di rendere quelle scuole proiettate a una dimensione nazionale, ma nello stesso tempo calata in una propria realtà, perché soltanto interpretando il bisogno dei ragazzi delle nostre realtà vicine, della prossimità, noi possiamo riuscire a trasformare quelle singole vocazioni in talenti che possono esprimersi a livello nazionale e internazionale. Quindi c'è un problema serio: dare un'identità alle scuole partendo dal territorio. Eppure questo processo così importante, così fatto con grande fiducia a partire dagli anni 70, ahimè non è che abbia dato grandi risultati. Oggi ci troviamo di fronte, è vero, abbiamo conquistato l'autonomia delle scuole, ma non riusciamo ancora a ristabilire un rapporto forte, diretto con i nostri territori. Perché quando parlo di territori, territorio è una situazione, diremmo, complessa. Scusate, mi ero andata perché mi era luce in fronte. È un sistema complesso, un sistema complesso che però è vitale, è fatto da una rete molto fluida di culture, di tradizioni, di persone, di storie, di singole biografie che segnano quel territorio. Però attenzione, un territorio è fatto anche da attori istituzionali. Quello che noi trascuriamo sempre nella dialettica che andiamo ad interpretare del rapporto scuola-territorio, ci dimentichiamo che quando parliamo di scuola-territorio noi parliamo di un rapporto che è plurale, e la scuola sta dentro queste relazioni plurali. Ve ne dico una per tutte. Noi abbiamo un processo di inclusione che richiama, sin da quando è stata approvata la legge 24, richiama il rapporto forte con i comuni, con gli enti sanitari, con le province, con la regione, ma un rapporto che travalica il discorso della formazione delle donne, ma che chiede alle singole istituzioni di assumersi la responsabilità di fornire quello che serve a fare in modo di creare le condizioni perché la scuola operi affinché l'inclusione si trasformi in modus vivendi. È un problema che noi affrontiamo in tutti i modi, perché quando parliamo di scuola territorio e di responsabilità, la responsabilità è la parola di sintesi di questo rapporto che deve ancora costruirsi e che non è ancora definito, che porta la scuola ad essere sempre più isolata in un processo educativo che diventa sempre più complesso, sempre più instabile. Quando parliamo di rapporto scuola-territorio parliamo di parlare al sindaco, giustamente un sindaco, tra l'altro voi siete tutti segnalati, io almeno ricordo e continua ad essere così, un territorio estremamente sensibile dove il rapporto e il dialogo tra scuola e l'ente locale, così come l'ente sanitario, così come le associazioni, è molto più semplificato. E vengo anche a dire un'ultima cosa, ma si tratta di compenetrazioni di volontà che si incontrano su quello che è un progetto comune. Un progetto comune. Oggi si parla molto di PNRR, come se fosse la panacea di tutti i mali. Una risorsa economica è importante, una grande opportunità, però attenzione, è un'opportunità che può sfuggirci tra le mani
se questo rapporto di compenetrazione delle volontà singole, delle singole istituzioni non si incrociano, ma non si incrociano non semplicemente su quello che è più semplice da fare. Lavoriamo tutti sul progetto lettura, lavoriamo tutti, sia se sono comune, sia che sia provincia, sia che sia regione, lavoriamo tutti sulle stesse, attenzione, no. Significa che ognuno si riappropria del proprio ruolo e della propria funzione sul territorio ed opera per costruire quelle condizioni che fanno sì che ogni singolo ragazzo, ogni singola ragazza, ogni singolo bambino, ogni singola bambina trovi quelle opportunità necessarie per la propria crescita e la propria formazione. Noi viviamo un momento veramente difficile e complicato, perché quando parliamo di responsabilità, parliamo di territorio, parliamo di sopravvivenza umana, paradossalmente. E di sopravvivenza perché? Perché quando parliamo di territorio, parliamo di ambiente, parliamo di sostenibilità, parliamo di possibilità di futuro. E allora, dal mio punto di vista, occorre ristabilire un po' i termini della questione. Uscire dalla retorica, che alle volte è anche ipocrita, scusatelo, dalla retorica, e spostare il discorso su piani di azione concreti. Quando parliamo di patto di corresponsabilità, chiamato ovviamente alla famiglia, non diciamo che la famiglia si deve, il docente si deve sostituire alla famiglia, ma diciamo che ciascuno si deve riappropriare di quella propria sfera educativa, ben con la consapevolezza che soltanto attraverso un incrocio tra questi due momenti può nascere un percorso di senso. E perché io mi segnalo, ma come diceva, parlavo poco fa con il preside, con il nostro preside, di quanto è vero che i paesi si stanno spopolando, ma io credo che in una dimensione così complessa e sfilacciata che stiamo vivendo, soltanto il ritorno al ripopolare i paesi può riportarci a un rapporto sano tra scuola e territorio. Perché? Perché leggevo tantissimi anni fa un testo che mi era rimasto anche nel cuore, si parlava di cittadinanza. La cittadinanza si costruisce all'interno dei quartieri, perché nei quartieri ci sono quelle relazioni che facilitate e la vicinanza che portano a costruire dei legami di affettività e legami basati sulla cosiddetta causalità esemplare, dice un pedagogista cattolico, Gino Corallo, per causalità esemplare, che significa poi testimonianza, che significa indirizzo, che significa orientamento. E allora penso che vado subito alle conclusioni, quindi non c'è, io 5 o 4 minuti, velocissima, perché cerco di guadagnare, di farmi perdonare un terribile incanto. No, però la serata, poi io sono curiosa di ascoltare, perché non lo vedo da tanto e ritrovarlo per me è una grande gioia. Io credo che occorre riportare i dialoghi però su tre binari. Uno, il binario della libertà, perché occorre costruire un territorio, un rapporto scuola-territorio per dare ai ragazzi la possibilità di vivere realmente le dimensioni della libertà. Che significa fare quello che voglio? Certo che no. Significa che non ricorriamo a un sapere pret-à-porter, un sapere scaricato da internet, in cui tutti diventiamo tuttologi e in cui i genitori diventano insegnanti e viceversa, ma in cui ciascuno ritorna ad essere figura autorevole di riferimento nella vita di ciascun ragazzo. I ragazzi ci stanno chiedendo questo. Un rapporto c'è, San Demetrio Corone è stato presentato il canale YouTube La Città del Crati TV. Al Corsini Ristorante hanno partecipato autorità e semplici cittadine di molti paesi calabresi intervenendo al dibattito. La Città del Crati è sempre più associazione che guarda
alla tecnologia per promuovere il territorio. Nasce quindi ufficialmente il nostro canale YouTube, che da qualche mese ha iniziato a proporre filmati inediti, riscuotendo lusinghieri successi. Bene, vediamo a questo punto la clip realizzata dalla nostra regia. La città del Crati, così per esempio come lo storico giornale periodico Confronti del professore Abruzzo, membro dell'associazione, ed altre testate del territorio che per sintesi non cito, sono stati punti di riferimento importanti e autentica palestra formativa per tanti giovani. A sostenere poi il direttore Arcuri questa bella squadra che stasera è presente, uomini e donne motivate a contribuire alla scoperta della valle. E Ermanno, mi consenta di dire questa cosa che ha scritto, lui definisce la più bella della Calabria. Molti di loro sono presenti questa sera e a loro va tutto il nostro applauso per l'encomiabile impegno. Atteso, vado brevemente alle conclusioni e mi scuso se mi sto dilungando, ma credo sia necessario questa sera, atteso la vastità del territorio, del Crati, della valle, che abbraccia oltre 100 e più comune, di media e grande dimensione, non ha consentito sino ad ora di progettare fisicamente una vera e propria città o una vasta area metropolitana o più aree che potessero unificare i centri politici amministrativi e istituire fusioni di più comuni, come sta avvenendo in altre realtà della provincia e della regione. Molto spesso ne parliamo con il giornalista Rino Giovini, che è un accanito sostenitore di questa proposta, nella comune convinzione che ciò qualificherebbe la vita delle nostre comunità. Mi permetto di osservare in questa sera, approfittando della presenza di amministratori locali dei comuni della Valle e oltre la Valle del Crati, che sarebbe importante aprire un dibattito su questa prospettiva per trovare convergenze tra comuni vicinori, unificando i territori accomunati da storia, da tradizione, da strade, dalla stessa orografia dei luoghi, e ciò al fine di generare più forza politica contrattuale e risorse da destinare alla crescita sociale ed economica delle rispettive nuove aree. Ermanno è dunque il fondatore, con altri pionieri, di questo comprensorio del nuovo canale Crati TV. L'amore dei servizi realizzati quotidianamente ne fanno una scuola di comunicazione libera, promotrice di eventi culturali e sociali che mettono in comunicazione il nostro presente con la storia del nostro territorio. Lo fa unendo il piglio del giornalista e l'occhio del futurista. Egli è un antesignano del terzo millennio. Un giornalista che io definì, quando presentò il suo primo libro, uno storico del presente, che indaga la storia e le tradizioni attraverso una comunicazione efficace, dando potere all'immagine. Considerata soprattutto la quantità dell'offerta così ampia e variegata, volta a soddisfare il target di tutte le età e le continue innovazioni tecnologiche, sarebbe bello, per esempio, l'idea di una tesi di laurea per giovani iscritti all'Unical sul tema una letteratura per immagini nell'area cratezza. Si sono tenuti i corsi presso la sede del gruppo micologico e naturalistico Sila Greca ad Acri, per il rilascio del tesserino abilitativo alla raccolta dei funghi. Il corso mira a formare raccoglitori di funghi per conoscere le specie fungine e rispettosi della natura, consapevoli dei rischi da consumo imprudente e negligente di funghi tossici e velenosi, salvaguardando in tal senso la salute pubblica. Prima che si verifichi
cioè non è una sindrome che noi mangiamo il fungo, stiamo male, quindi avvertiamo il pericolo, ma questa si può verificare anche a distanza di giorni. Comincia con il manifestarsi di uno oligonuria, cioè siamo con la professoressa De Marco, Vittoria De Marco, e siamo qui alla sede della Bresadola. Ecco, questo è il nome che a me mi piace più ricordare nel tempo, visto che vi seguo da molti anni. Ecco, ci troviamo per una questione, diciamo, di tesserine. Ecco, ci spiego un attimino che cosa vuol dire rilasciare appunto un tesserino a questi che stanno, questi signori che stanno facendo dei corsi. Allora, noi ci occupiamo da sempre, da quando è partita la legge 30 a livello regionale per quanto riguarda la raccolta e la commercializzazione dei funghi, della realizzazione di questi corsi. Questi corsi sono finalizzati e hanno come obiettivo perseguire due pilastri importanti per il nostro territorio. Uno è la salvaguardia del territorio e il secondo è quella della prevenzione sanitaria, perché noi sappiamo che quando si va a funghi, giustamente, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Il discorso della salvaguardia ambientale è importante perché fare una raccolta attenta vuol dire preservare quelle che sono le risorse del nostro territorio. Fare informazione invece dal punto di vista sanitario per quanto riguarda la commestibilità e i pericoli di scambio annessi ad una raccolta così occasionale diventano invece cruciali per quanto riguarda la tutela e la prevenzione da eventuali intossicazioni che possono purtroppo a volte essere anche mortali.